e attualmente il procura non c'è. Vabbè, a parte il mancinismo meno, impugnatura. Allora, negli ultimi archi che avete comprato, ho notato, anzi l'ho notato da 10 anni che ci sono queste impugnature qua, che presumo vadano bene per l'arco olimpico, ma che non vanno assolutamente bene per l'arco nudo. E cioè sono impugnature le quali l'inclinazione è in questo senso. Ormai io vedo solo più archi, ma anche gli archi nudi, anche chi produce archi nudi. Inclinazioni dell'impugnatura messa per così. Tutti, ma proprio tutti. Messa per così. In modo tale che, per, come dice Kisigli, se sono ben dietro, sono in grado di tirare, non so, probabilmente in modo biomeccanico molto migliore per quanto riguarda l'arco olimpico che ha stabilizzazione, eccetera. Non capisco perché è venuta questa moda, nessuno me l'ha mai spiegato, se non dicendomi che il modo biomeccanico è migliore, ma per mio modestissimo parere, è opinabilissimo ovviamente, per l'arco nudo assolutamente no. Assolutamente no. Quindi diciamo in questo senso, ok? Molto di più, già qua è già un pochettino piatta, ma addirittura in contraria, purtroppo non avete portato un arco nuovo, non ne ho visti, ma vi assicuro che sono tutte. Ma adesso arriviamo al sodo. Allora, questo è un arco d'epoca. E come potete vedere, l'impugnatura è in questo senso. Cioè come si faceva, non dico una volta, ma come si faceva fino al 2007-2008. Quindi per l'arco nudo questa impugnatura va perfettamente bene. Ok, quindi è molto meglio che l'impugnatura sia in questo senso. Perché? Perché in questo senso? Perché pur condizionando una torsione leggerissima, siamo in grado di comunque di allinearci. Non siamo in grado di allinearci se l'impugnatura è messa al contrario. Per l'arco nudo è troppo difficoltoso. È contro le sue possibilità. È molto meglio in questa posizione, che è quella che avevano gli olimpici fino al 2006. Cioè, tutti gli archi fino al 2006-2007, ma fino al 2012, dal 2012 in avanti, tutti gli archi l'hanno fatta con l'inclinazione al contrario, per olimpico. Quindi con l'inclinazione esattamente al contrario di questa. Esattamente al contrario. Io qua, questa è un'impugnatura per arco nudo. Questa è un'impugnatura per arco nudo. Guardatela. No, è l'impugnatura di una famosa azienda. Ma fatela, passatela. Passatela che ne parliamo. Sì, ne parliamo. Fammela questa domanda, io rispondo a tutti. No, ma non di nascosto. Allora, passa veloce, che dobbiamo parlare di quell'impugnatura lì. Passala veloce. E infatti, bravissimo, perché è perfetta, quell'impugnatura lì è perfetta, ma è mancina, è un'impugnatura mancina.
Allora, qualcuno doveva dirmi, ma porca miseria, è impostata alla perfezione, è impostata alla perfezione perché è un'impugnatura mancina. Per arcoludo è perfetta, peccato che è mancina. Ecco perché dal punto di vista strutturale, per la struttura che è più in avanti nell'arcoludo, avere un'impugnatura da olimpico su un arco nudo è strutturalmente da evitare. Perché? Mi ha detto, ma anche porca miseria, io mi sento più sicuro, cioè dovrei sentirmi più sicuro, adesso ne parliamo, perché pur sentendoti più sicuro non siamo, mi produce meno perfezione, perché se vediamo, questa impugnatura è perfetta, perché è perfetta? Ecco, perché la impugno alla perfezione. Ho l'inclinazione da questa parte, quindi sono perfetto. Se io avessi da questa parte, ho quest'angolo, ma quest'angolo mi ammazza. Ma sapete che le veci sono qua in quest'angolo? Non ho una stabilizzazione io, non sto fermo. Se io ho un angolo sull'impugnatura, e ricordatevi, quando lasciamo la corda, l'impugnatura preme sulla mano, con un angolo del genere, io sono morto. Non fatela, per piacere, non fatela. Fatela così, da mancino. Diciamo che c'è questo affarino in più che andrebbe limato e quindi diventerebbe una perfetta impugnatura da destri per l'arco nudo, dove il punto di spinta è qua e non ho leve, perché anche una minima leva, anche un millimetro qua mi fa fare un 8, ma io non voglio fare tutti 10, non posso avere una cosa che mi crea caos. Io comincio a levare tutto quello che mi crea caos e alla fine avrò la perfezione, no? A forza di gocce, di togliere gocce. Ed ecco perché avere un angolo qua dove io non riuscirò mai a mettere la spalla come mettono gli olimpici, in modo tale da avere il punto di spinta naturale senza torsioni, non riuscirò a farlo, è possibile, non riesco a farlo, e produrrò una leva su questo spigolo e quindi non lo devo fare, devo avere un'impugnatura nella quale in questo modo qua non produco leve e ho un punto di spinta qua, e quando la mano torna indietro non ci sono leve. Quindi la grip è basilare perché durante la propulsione della freccia dovuta al raddrizzamento della corda dei flettenti, l'arco viene verso la mano e io devo avere un punto di spinta sempre identico, come devo avere un rilascio sempre identico, devo avere sempre il punto di spinta identico senza leve e senza torsioni.